sta. Fischietto in bocca per Massari di Torino e semaforo verde. Inizia a giostrare il Senigallia da Gambini a Bartolini, anche lui un ex. Maggi Galluzzi per Marini, attaccato da Broso. Tomba, perde palla, attaccato da Brunetti, che viene trattenuto. Palla Zanni, palla intercettata a Tomassini, che è dotato di un rilancio molto molto lungo. Palla verso Broso, che viene anticipato dal difensore, e Roberto anticipa di poco Urbinati e consegna la palla subito a Marini, che converge verso la metà campo. Palla tagliata, messa fuori Zanni, tiro centrale, buona la conclusione del centrocampista di Cattolica. Rivediamo, buona la conclusione. C'è il Brunetti, Zanni, Zanni verso Urbinati sulla tre quarti, ancora verso Zanni, palla in mezzo, e attenzione, il tiro cross di Zanni poteva sortire altro effetto. Roberto è sembrato leggermente sorpreso dalla traiettoria del numero 11 Granata. Annotiamo questa occasione, quindi ne deriva il terzo corner a favore di Granata. Sì, buona veramente iniziativa. Bel tiro di Zanni, ricordiamo che tutto è nato da un appoggio sbagliato di Baldini e sì, tiro cross molto bello, ma Roberto sì, sorpreso, ma sorpreso, c'è arrivato, poteva essere veramente pericoloso. L'appello dalla bandierina, palla al centro, Schiaroli, Zanni rintuzzato da Gambini. Verso Urbinati, che in questo caso controlla bene la palla. Qui c'è un fallo di mano probabilmente, o una gomitata, dobbiamo rivederla, attenzione. Episodio degno di Moviola. E il Senigallia riparte verso Keriota, anticipato in maniera esemplare da Schiaroli. Rimane a terra Keriota. Sì, super intervento. Anche un colpo. Io rivedrei sì l'azione precedente. La sponda, la rimessa di Tomassini, la sponda di Urbinati, la palla verso Nappello. C'è un braccio largo. Sì, il braccio era largo. C'è un braccio largo. Lungo con i piedi, con Bonacchi a duellare con attenzione la conclusione da distante di Pesaresi, che ha provato a sorprendere Bizzini. In appello in simultanea, poi Maggi Galluzzi a cercare Keriota, che va via palla al piede, cede benissimo la palla verso Baldini, palla in mezzo totalmente errata verso Ballello, che forse era in fuorigioco. Una palla interessante verso Pesaresi, da questi a Mancini, Mancini a Keriota, Keriota è libero di districarsi, palla profonda verso Baldini, attenzione, fuorigioco, 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 c'è fuorigioco, c'è fuorigioco, c'è fuorigioco, l'arbitro non se n'era veduto. Sento dire comunque buona la palla di Keriota, però fuorigioco era netto. E adesso lo rivediamo se la regia ci ripropone l'imbucata di Keriota. Un po' più indietro probabilmente, in questo caso era già avanti, ma i segnalini. Sì, leggermente andiamo mentre Keriota calcia la palla, vediamo. No, era buona. Ah, era buona perché Tomassini teneva in gioco Baldini, la palla era buona. Allora mi sono sbagliato. Capita, capita Andrea, capita. Bizzini profondo verso Broso, che duella con Marini verso Tomba. Gambini fa su la palla in mezzo al campo, Keriota lotta con Zanni, viene via bene. Urbinati lo ferma e Zanni ancora porta via la palla e guadagna probabilmente un calcio di punizione. Anzi no, no. Anzi no, Keriota. Palla in mezzo, pericolosa, attenzione. Ed esce di un soffio la palla col tiro cross di Keriota, che poteva essere letale per Bizzini. Da bere. Secondo me lo 0-0 ci sta, partita equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra. Dalla Vigor bisogna segnalare soprattutto le ottime iniziative di
Cariota, appunto questa, l'ultima era la più pericolosa. Dall'Alma, per l'Alma invece bisogna sottolineare Zanni, che ha avuto almeno due o tre occasioni, di cui il tiro potentissimo, e anche il tiro Klos che aveva quasi sorpreso Roberto, e per finire anche il tiro di Broso finito alto. Però 0-0 ci sta, vedremo come ci sorprenderanno nel secondo tempo. Come puoi vedere dalle statistiche, parità nei tiri in porta da ambo le parti, parità nei tiri sia dentro che fuori lo specchio della porta, solo i calci d'angolo, leggero predominio del Fano per i corner, ma pari giusto. E appuntamento fra un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Alma Juventus Fano Vigor Senigallia. Niente che abbia fatto gridare al gol mancato, quindi partita equilibrata e risultato giusto per quello che si è visto in campo. Nessun cambio comunque. Nessun cambio. Inizia il Fano. Palla Nappo in profondità verso Urbinati, che ha anticipato da Gambini. Palla troppo abbondante di Balello in profondità verso Cariota. Vita facile Bizzini, che cede a Nappo. Da Nappo a Bonacchi. E da questi a Zanni. Subito attaccato in maniera proficua da Mancini, che se ne va. Bonacchi anticipa per poco Balello. Rimessa laterale a favore della Vigor. Se ne incarica Tomba. Tomba verso Baldini, che gode di buona libertà. Palla buona verso... Attenzione, c'è il gol! Attenzione, c'è il gol! Ha segnato la Vigor Senigallia. Ha segnato il numero 9, Pesaresi. Ha segnato Pesaresi. Non so se è autogol di Napo o gol di Pesaresi, ma ciò non toglie che la Vigor Senigallia, dopo neanche un minuto, è passata in vantaggio qui al Mancini. Rivediamolo. Napo che controlla la palla, la cede ad Allegrucci. Allegrucci converge al centro, cede ancora a Napo. Da Napo a Urbinati. Urbinati ha un controllo difettoso, ma porta palla. La cede ancora a Napo. Il numero 8 napoletano mette in mezzo. Brunetti sul secondo palo, calcia alto. La conclusione di Nappello deviata dalla barriera, poi Roberto a rifugiarsi in corner. Quinto corner per i ragazzi di Mosconi. Bel tiro comunque dalla punizione ben battuta da Nappello. Bravo il portiere Roberto, che ha evitato forse il possibile pareggio. Palla in mezzo verso Schiaroli, anticipato da Tomba. Palla Zanni sul secondo palo, la palla buona verso Nappo, che è in fuorigioco. È in fuorigioco. Comunque Roberto aveva controllato la palla, ma la palla ancora va verso Pesaresi, che prova, traversa. Una grande conclusione di Pesaresi con Bizzini che la tocca e poi la palla. Si poteva ragionare qualcosa, fare qualcosa di meglio qua Baldini. Rivediamo il tiro di Pesaresi, buona la conclusione, grande staffilata. Bizzini con l'aiuto della traversa manda in corner. E ancora la Vigor che Cecconi guadagna palla, anticipato da Mancini. Nappo, ecco, controllo che viene anticipato da Roberto in uscita. Qui bravo il portiere senigallese Roberto. È un ottimo per 1-0 con la rete di Pesaresi al 46esimo minuto dell'incontro. Vittoria che tutto sommato, nonostante le poche occasioni da ambo le parti, si sono meritate. Adesso c'è qualche scaramuccia in mezzo al campo con Cecconi che cerca di fare la guerra verso qualche componente della panchina ospite. In questi casi è sempre meglio mantenere la calma il più possibile, perché non c'è motivo di aizzare gli animi. Tanto ormai la partita è finita. Partita finita, non c'è nulla. Niente, la chiudiamo Andrea con un rapido commento. Allora, a me è sembrato comunque di vedere due partite diverse all'interno di questo Alma Juventus Fano Vigor Senigallia, perché nel primo tempo abbiamo
visto una partita equilibrata con qualche occasione per entrambe le parti. Da sottolineare nel primo tempo la prestazione di Cariotta, che poi comunque si è fatto valere per tutta la ripresa, e di Zanni comunque, che ha creato le uniche 2-3 palle gol per il Fano, che però nel secondo tempo non è proprio entrato in campo una volta subito il gol, peraltro peccando in difesa di qualche disattenzione che è costata cara, grazie anche comunque alla precisione di Baldini, Mancini e Pesaresi, capaci di sfruttare quell'occasione. Poi dopo Fano praticamente che l'unica mini occasione, se si può dire, è un colpo di testa di Napo, oltretutto fischiato fuori gioco, mentre comunque la Vigor ha fatto di più e ha provato a cercare anche il raddoppio sempre con Pesaresi, con traversa. Vittoria meritata per la Vigor, che comunque, finché la matematica non dice nulla, tiene ancora aperta, seppur per poco, la rincorsa al primo posto. Fano che invece rimane quinto in classifica e purtroppo perde la possibilità di superare il Sinti Alba Longa in classifica, esatto, che aveva pareggiato, però rimane quinto. Vediamo con i risultati che ancora però sono parziali. Fano Vigor Sinigaglia 0-1 definitiva, Avezzano Pineto 0-1, Matese Vasto Girardi 3-0, Porto d'Ascoli Chieti 1-1, Chieti Termoli 1-0, San Benedettese Trastevere 0-1, Notaresco Tolentino Trastevere Notaresco 1-0, Tolentino Nuova Florida 0-1, Vastese Montegiorgio 2-1. Bene, grazie Andrea della collaborazione, dal Raffaele Mancini di Fano è tutto. Grazie a te, Fabrizio. Buon proseguimento di serata e buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.